giorno abbiamo dei pesi da deporre, come dice la scrittura in Ebrei 12, che dobbiamo correre con perseveranza la corsa o la gara che ci è posta davanti. Amen. Ponendo lo sguardo fisso su Gesù, alleluia, autore, compitore della fede, alleluia. E dobbiamo deporre ogni peso terreno, amen, ogni peso carnale, ogni peso della vita umana peccaminosa che va contro il volere di Dio, e dobbiamo deporre ogni peso e il peccato che sta attorno alettandoci. Il peccato ti chiama, ti vuole attirare, il peccato ti accarezza, il peccato vuole prendere la tua attenzione. Tu lo devi sgridare nel nome di Gesù. Amen. Perché, fratelli, ogni giorno noi dobbiamo scaricarci dei pesi della vita terrena. Amen. Perché per entrare in cielo ci dobbiamo preparare. È vero che Cristo ha compiuto tutto. Amen. È vero che Gesù ha detto tutto è compiuto. Ma il Signore dice anche siate santi. Alleluia. Perché io sono santo, dice l'Eterno. Alleluia. E noi dobbiamo, alleluia, ricercare, fratelli, quella santificazione. In altri termini, la santificazione è una preparazione per il cielo, perché in cielo io non posso entrare, io parlo per me, con un corpo pieno di pesci, di contaminazioni, di vizi, non si può, fratelli e sorelle, perché il mio corpo deve essere trasformato dal Signore, e già da adesso si deve preparare. Amen. Già da adesso il mio corpo si deve sottomettere al volere di Dio. Già da adesso il mio essere si deve conformare all'immagine del Signore, perché dice la Bibbia: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati, alleluia, mediante il rinnovamento della vostra mente. Noi dobbiamo ogni giorno, fratelli, come dicevo prima, nel nome di Gesù, con la fede, perché qui è questione di fede. Amen? Perché il giusto vive per fede. E la vera fede è ubbidire al Signore. La vera fede, alleluia, è rinunciare a noi stessi per fare la volontà di Cristo. Amen. Amen. E ogni giorno per fede, nel nome di Gesù, con la grazia di Dio, io devo sottomettere il mio corpo, lo devo obbligare a Dio. Gesù ha detto: prendi la tua croce e segui. Alleluia. Amen. Quanti vogliono questo Vangelo? È quello di Cristo. Amen. Non è quello degli uomini che lo modificano. No, Dio guarda il cuore. Hai fatto una preghiera di salvezza, alleluia, hai alzato le mani, il tuo nome è scritto nei cieli. È anche vero, ma devi perseverare. Amen. Devi perseverare nella santificazione, nell'ubbidienza, nella fede, rinunciando a te stesso, alleluia, ai vecchi pensieri, ai vecchi vizi. Alleluia! Non puoi entrare in cielo con le sigarette in tasca. Abilità, Signore. Alleluia. Perché il corpo è il tempio di Dio. Amen. È la realtà, fratelli, è la realtà. Allora io voglio chiarire una cosa, che nessuno si confonda: se una anima, una persona, un uomo che evangelizziamo in quel momento riceve Cristo, si pente, crede che Gesù è morto per lui, Gesù lo salva, e quell'uomo fumava, aveva le sigarette, aveva il vizio, ma in quel giorno purtroppo, diciamo così, muore, lui va con Gesù, va con Cristo. Ma il rischio, il pericolo è per gente che dice di essere convertito da 5-10 anni. Alleluia. Che tu ancora disubbidisci. Gloria a Dio. E non vuoi lasciare il vecchio uomo. Allora lì diventa il rischio.
ribellione e disubbidienza, collo duro, testardaggine, carnalità, amare il mondo. E la Bibbia dice: chi ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. L'amore del Padre non è in lui. Se io so, fratelli, nella mia vita personale, ecco perché ogni giorno dobbiamo lasciare i pesi terreni, le cose della carne. Ho detto prima, i bugiardi, la Bibbia lo dice, la Bibbia dice che i bugiardi non entreranno nel regno di Dio. Se io sono un credente, un predicatore, e ogni tanto ho l'abitudine di dire le bugie, ho il vizietto di dire le bugie, dico le bugie a mia moglie per, non lo so, per un interesse, o a un vicino, a un datore di lavoro, e predico, sono un predicatore, sono un evangelista, sono un evangelico, in cielo non si può entrare dicendo le bugie. Gloria a Dio. Perché la bugia è del diavolo. Allora noi dobbiamo scaricarci, alleluia, di quel peso. Amen, fratello. Amen. Credete che è giusto quello che dico? Amen. Amen. Però benedici mio Padre. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Perché alcuni sembra che si offendono quando dico queste cose. Ma è verità. Perché è la verità, fratello. Allora, in cielo dobbiamo entrare. Amen. Con un corpo che si è santificato sulla terra. Amen. Perché alcuni pensano che saranno santi in cielo vivendo da peccatori ribelli sulla terra. No, non è possibile. Noi dobbiamo, tramite, ripeto, la grazia di Cristo, la potenza di Cristo, l'autorità di Cristo. Amen. Credete nell'autorità di Cristo? Fratelli, credete che nel nome di Gesù noi scacciamo i demoni? Amen. Ma prima di tutto questa autorità la dobbiamo usare su noi stessi. Amen. Sulla nostra carne, sulle nostre passioni, sulle concupiscenze, sui pensieri malvagi che a volte ci vengono. Voi credete che a me non mi vengono pensieri malvagi a volte? Pensieri carnali, pensieri brutti, ma nel nome di Gesù ho imparato a sgridarli. Alleluia. 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 Al diavolo non gli piacciono queste prediche, ma continueremo a predicarle per la gloria di Dio. Noi dobbiamo imparare a sgridarle. La Bibbia dice: quelli che sono di Cristo. Chi è che conosce questo verso? Dice: hanno crocifisso la carne con le loro passioni, le loro concupiscenze. Fratelli, è una cosa personale che noi dobbiamo sgridare le cose della carne, i pensieri della carne, quei pensieri negativi, quelle bugie, quell'istinto carnale di dire le bugie o di fare cose sconvenienti. La Bibbia dice, abbiamo letto prima, che i fornicatori non entreranno nel regno dei cieli. E anche i fornicatori evangelici. Perché purtroppo ci sono fornicatori evangelici che fornicano fuori del matrimonio, prima del matrimonio. Si lasciano fare dalle passioni, dagli istinti, dai desideri carnali, e il loro corpo va a fornicare, fanno cose che va contro il volere. E Gesù ha detto: se la tua mano destra ti è occasione di peccato, tagliala, mozzala. Amen. Questo vuol dire che noi dobbiamo obbligare la carne, dobbiamo dare un taglio a quell'attitudine sbagliata, a quel desiderio sbagliato. Amen. Amen. Perché il corpo si deve preparare, fratello. Quanto tempo è passato dall'inizio? Amen. Signore, aiutaci, togli gli orari, gli orologi, che qua dobbiamo continuare con l'aiuto del Signore. Amen, alleluia. Fratelli, il corpo si deve abituare. Amen. Se la tua carne non vuole pregare, la devi abituare. Amen, alleluia. Se il tuo corpo, la tua lingua non vuole dire alleluia, tu devi obbligarlo.
inizi a sottomettere il corpo. Amen? Perché in cielo, come dicevamo prima, grideremo alleluia, fratelli. Lo dice. Come un rombo di molte acque, un tuono, un fragore, diremo alleluia! Alleluia! La salvezza appartiene al nostro Dio! Loderemo, glorificheremo, innalzeremo, avremo delle palme, delle arpe nelle mani. Amen? La Bibbia lo dice. Avremo tuniche bianche! Tuniche bianche, alleluia, di gloria, quanti credono? Allora già da adesso ti devi abituare. Il tuo corpo terreno si deve abituare all'immagine celeste. In cielo non ci sono minigote. Gloria. Amen. Alleluia. Alleluia. Anche questa è verità. In cielo non ci sono minigonne. Sono tuniche bianche. Lunghe, alleluia, e già da adesso ti devi abituare, sorella, a ti vestire attirata, con pantaloni attirati, con minigonne che mostri le gambe. In cielo, nel corpo di gloria, avremo tuniche, alleluia, gloria al Signore. Non ci sarà vanità, perché lì vedremo la gloria di Dio. Io non avrò bisogno di andare, alleluia, dal parrucchiere a farmi bello, farmi un bel colore nei capelli. Dai, c'è un altro mondo. Gloria. Gesù, amen. Amen, cara sorella. E noi dobbiamo iniziare adesso ad abituare questo corpo. Vedete, il vecchio uomo, il vecchio Stefano, il mio corpo prima, era puzzolente di alcol, bevevo birra a non finire, alcolici e whisky, tutte quelle cose, le peggiori, le cose più forti. Ora il mio corpo si sta abituando alle cose del cielo, per la gloria di Dio, lo dico per la gloria del Signore. Lui mi ha insegnato a rinunciare. Sono 20 anni che io non bevo più alcol, per la gloria di Dio. Perché il nostro corpo si deve santificare. Amen? Il nostro corpo si deve liberare dai pesi, dalle cose che ci disturbano, che ci contaminano, dai vizi, dalle vanità e anche dalle malattie. Alleluia. In cielo non ci saranno malattie. Noi le dobbiamo sfidare, le malattie che vogliono colpire il corpo, perché la Bibbia dice che il Signore è l'Eterno che ci guarisce. Amen. Le malattie sono abusivi nel corpo del credente. Sono abusivi. Loro non hanno il diritto di stare. È vero che Dio lo può permettere in certi casi per fare un'opera, perché ci deve modellare, però le malattie noi abbiamo il diritto di sgridarle. Perché il nostro corpo è il tempio di Dio. E noi dobbiamo iniziare, fratelli cari, a sottometterlo, a prepararlo. Quando Dio ti rivela nel tuo intimo, attraverso la parola, la scrittura, la Bibbia, che c'è qualcosa che non è gradito a Dio, che vuole invadere il tuo corpo, vuole controllare il tuo corpo, vuole dominarti. Per esempio, fratelli, mia moglie prima era dominata in un'area della sua vita che dominava il suo corpo. Lei non poteva uscire di casa, la vecchia donna, gloria a Dio che non c'è più. Amen. Amen. Alleluia. Lei non poteva neanche andare a prendere un chilo di pane se non si metteva mezzo chilo di rossetto. Misericordia! Amen? Quanti dicono misericordia? Signora, cioè, per comprare un chilo di pane doveva avere mezzo chilo di rossetto. Ma Cristo l'ha liberata! Alleluia! In Brasile la vecchia donna, che non c'è più, alleluia, usava minigonne scandalose, terribili, per ballare la samba, con tutte le gambe fuori. Ora Gesù le ha insegnato che si deve coprire,
come la donna di Dio. Non è una religiosità, è saggezza, timore di Dio, santificazione anche nel corpo. Perché, care sorelle, donne di Dio, ve lo dico nell'amore del Signore, se tu non stai attenta, il tuo corpo può essere uno strumento di tentazione che tu con il tuo camminare non te ne accorgi, cammini così, vestita in un modo egocentrico, particolare. Gli uomini del mondo ti guardano e ti desiderano. E quello è peccato. È peccato. Perciò il popolo di Dio, noi dobbiamo stare attenti. Noi siamo destinati al cielo. Amen. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Dove dice la gloria di Dio. E quando tu scopri la gloria di Dio, le cose terrene non hanno più valore. Amen. Amen. Alleluia. Quando tu scopri la gloria, alleluia, la maestà, la bellezza di Gesù Cristo, il Re dei Re, le cose di qua giù non contano più. Amen. Ma tu devi essere disposto, disposto. Dobbiamo noi stessi autoesaminarci, analizzarci e dire sì, Signore, io voglio sottomettere la mia carne, voglio che mi liberi, io voglio cambiare, io voglio che mi trasformi, perché di gloria in gloria è il cambiamento del cristiano e della cristiana. Amen. Quanti dicono gloria a Dio? Gloria, di gloria, gloria. Perciò questa sera, fratello, ognuno di noi, amen, individualmente, ognuno di noi vogliamo fare un passo in avanti, di mettere il nostro corpo come un sacrificio vivente. La Bibbia dice: offrite il vostro corpo come un sacrificio vivente, che il tuo corpo deve ubbidire a Dio, il tuo corpo deve essere uno strumento di giustizia. E non più di peccato, di vanità, di sensualità, o di dire le bugie, o di fare cose sbagliate con le tue mani. Ma il nostro corpo deve adorare il risorto, il Re dei Re, il Leone della tribù di Giuda, che lui ha pagato un caro prezzo. Amen. Alleluia. Per fare di noi il tempio dello Spirito Santo. E tu devi prendere una decisione e dire: Signore, io voglio lasciare questa cosa nel nome tuo, Signore, aiutami. Io mi voglio preparare, voglio abituare il mio corpo alla preghiera, alla lode, alla santificazione. Voglio abituarmi, Signore, alleluia. E quanti vogliono abituarsi? Amen. All'ambiente che c'è in cielo già da adesso. Ma che Gesù disse: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, dice, così come in cielo, così anche sulla terra. Amen. Alziamoci in piedi e prendiamo ognuno di noi, fratello. Io sono un uomo come voi, io non vi dirò: vieni avanti, alza la tua mano. Tu rifletti dentro di te e chiedi a Gesù, tu in una comunione intima, lasciati andare nelle sue mani. Amen. Perché Gesù è qui, fratello. Lui ti vuole riempire, lui ti vuole fortificare, lui ti vuole trasformare e liberare. E lui che chiudiamo i nostri occhi nella sua presenza. Gloria, alleluia, gloria, gloria a te, Signore. Mentre lodiamo il Signore, grazie, lodiamo il Signore, lodiamo il Re dei Re, perché dice la Bibbia: non è per forza né per potenza, ma è per lo Spirito mio, dice il Signore, gloria, degli eserciti. Alleluia, noi vogliamo lasciare tutto il nostro essere nelle mani del Signore, per fare la sua volontà e prepararci per il cielo. Vogliamo mettere il nostro intero essere, spirito, anima e corpo, nelle mani del Signore. Alleluia, alleluia, Spirito Santo. Alleluia. Oh, alleluia, nella tua gloria, Signore. Opera tu, Dio del cielo. Alleluia. Spirito di Dio è in questo.
Lascialo che ti tocchi e ti sovente il suo. Maestro di Galilea sta passando.
Madre di Galilea sta passando. Come di Galilea sta passando. Io me di Galilea sta passando. Lascialo che ti tocchi, 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 e ti lascialo che ti tocchi. E desidera a benedição, a Jesus enamorado, enamorado de Jesus, enamorado, enamorado de Jesus, enamorado de Jesus. Enamorado de ti, se me pone, oh Jesucristo, Jesucristo de Nazaret, enamorado de luz, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a glória a Jesus Cristo de Nazaré, que belo ser, que adoro, me diz cristalo, que belo ser, que adoro, me diz cristalo. Dia, Senhor Cavalheiro, dia todo, em questo dia, Senhor Cavalheiro, dia todo, Jesus Cristo, sorridi, sorridi que Jesus te ama. Sorride che Gesù ti dà la vita, sorride che Gesù ti dà la vita, sorride che Gesù ti ama, sorride che Gesù ti ama, sorride che Gesù ti dà la vita. Sorride Gesù di Nazaret, canta, canta con Signor, perché Gesù ti liberò. Canta, canta Signor, perché Gesù ti liberò. Canta con Signor, perché Gesù ti liberò. Gloria! Perché Gesù ti liberò. Oh, gloria! Vai, chi sta toccando di lei? Thank you.
Alleluia. Speranno quelli del condominio che ci hanno questi pazzi. Alleluia. Ma noi siamo pazzi per Gesù. Amen. E non ci vogliamo vergognare di lodare il nostro Signore, perché Cristo noi non siamo adatti per andare in giro. Amen. C'è qualcuno che, diciamo, non è adatto per lodare il Signore, non può andare in giro. Quindi, come diceva fratello, già ci stiamo allenando. Amen. Per tutta l'eternità. Alleluia. Signore, aiutaci. Spero che queste parole che abbiamo sentito questa sera, il fratello mica c'ha una voglia, c'è una tromba. Gloria a Dio. Ancora quando sarete a letto questa notte, mi ancora nelle orecchie rimbombelano queste parole. Aiutaci, Padre. Perché io non so come può fare. E loro hanno modificato il loro telefono. Hanno un telefono che dura 4, non so quante ore di batteria. Amen. Perché il telefono prima si scaricava durante un loro evangelizzava, no? E come fa, fratello? C'è una tromba, il Signore ha dato una tromba. Alleluia, gloria a Cristo. Però attenzione, quando la tromba suona, benedetto, se diciamo la sentinella suona la tromba e se uno ode, e allora avverte il pericolo e allora si cerca di mettere in sicurezza. Ma se uno sente suonare la tromba e non fa caso alla tromba che è suonata, dice che il sangue di quella persona ricade su di lui. Noi non vogliamo questa sera il sangue non possa ricadere su di ognuno di noi, ma che il Signore veramente ci possa, con quelle parole che abbiamo ascoltato questa sera, il Signore ci possa preservare, prepararci ad avere un corpo incorruttibile, come il Signore vuole. Ci costerà, lo sappiamo che ci costerà, ma la gloria di Dio, alleluia, ci conviene. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Quindi vogliamo pregare il Signore, ringraziamo a tutti quanti, ringraziamo soprattutto il Signore, anche i fratelli che sono venuti da lontano per venire a stare con noi altri per questi due giorni alla Valusa, loro ritorneranno a Palermo. Quindi abbiamo messo, penso domenica, noi di solito non facciamo l'offerta, però solo per certi casi particolari facciamo delle offerte per i missionari, per diciamo, la missione. Io penso che, diciamo, vogliamo questa sera mettere a disposizione del fratello e della sorella, perché loro vivono per fede. Gloria a Dio. Loro ci hanno raccontato tante cose, veramente ci hanno edificato come il Signore gli provvede, e camminare per fede è qualcosa di bello per lui, è qualcosa di particolare. E il Signore, e loro gloria hanno potuto vedere le glorie, la gloria di Dio. Amen. Quindi mi invito a chiunque vuole liberamente, senza nessuno. Gloria a partecipare, cioè, mettiamo noi, di solito non passiamo per diciamo, però c'è la cassetta, che vuole contribuire può contribuire. Gloria a Dio, sarà questa offerta per il fratello Lazzarello. Amen. Quindi vogliamo non dimenticare quello che abbiamo ascoltato, fare il tesoro e pregare il Signore che ci porti avanti e andiamo avanti con Gesù. Grazie, amen. Grazie, grazie, ti ringraziamo per ognuno qui presente. Per la tua, e vogliamo creare per il tuo ritorno. Sì, alleluia. Provarci che la tua parola rimanga piantata nel nostro cuore. Ti preghiamo in ogni frattempo. Ti ringraziamo nel nome. Ti ho ascoltato anche su internet. Amen. Per la gloria a Dio, alleluia. Cristo. Amen. Amen. Il Signore ci benedica. Gloria a Dio. Alleluia. Benedetto il nome.